Sanremo. Ospite qui nei nostri studi in trasferta a Sanremo è lui o non è lui, Rosa Chemical. È proprio lui, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Senti, stamattina sono andata a truccarmi, ho detto facciamo una cosa easy perché sai di giorno, il pomeriggio, poi sei arrivato tu con make-up artist, un trucco che nemmeno, non lo so, all'ultima serata, come ti presenterai l'ultima serata, se questo è il pomeriggio? Sul palco sarà tutta un'altra cosa. Sì, sì, sì. Ancora questa... di più. Sobrio, così sobrio. Andiamo a fare la spesa, andiamo a fare la spesa così. Senti, come stai? Bene, cioè devo ammettere bene. Quando mi dicono mai l'ansia, all'inizio un po' sì, mo mi sta tutta passando. Perché comunque mi sto preparando, sto lavorando tanto. Le prove poi sono andate bene, quindi voglio dire. Sì, ti sei trovato bene, con il tuo confidence sul palco. Per la prima volta, perché le altre sì, ma invece a sto giro benissimo. Senti, noi ci siamo conosciuti un paio di mesi fa, sei venuto da noi da Radio Bruno. Col camper, perché eri in tour, il tuo tour non è normale, e già la canzone era un punto di svolta, un turning point un po' della tua carriera musicale. Quindi tu c'era già nell'aria questa partecipazione a Sanremo, non ci hai detto nulla. Allora, era un po', come dire, a tirarsela un po' addosso dire già qualcosa. Diciamo che comunque c'era già da parte nostra un approccio verso Sanremo, anche verso una spinta verso prendere questo percorso qua. E è andata bene. Amadeus comunque ha detto che il pezzo spacca, ci ha voluto, perciò... grande, bella. Noi non vediamo l'ora di ascoltarlo, io sono veramente molto molto curiosa. Cosa dobbiamo aspettarci? Magari insomma qualche anticipazione, ovviamente senza svelare tutto, sia del tuo duetto che delle tue esibizioni sul palco, che di tutta questa esperienza. Beh, cosa dobbiamo aspettarci? Sul palco non lo so, quindi anche io non so cosa aspettarmi dal palcoscenico. Dal duetto sicuramente una Rose fregna come poche cose al mondo. Sì. Da questa esperienza io ne sto uscendo diverso, cioè comunque mi sta veramente dando delle emozioni che non ho mai provato prima. Anche solo, cioè non è ancora iniziato niente, però anche solo tutto questo che succede nella città, le interviste, la gente che invade le strade, è incredibile, bello. Una roba unica. Molto molto bello. Made in Italy è un brano che può vincere? Non è fatto per vincere, è un brano che, cioè la mia partecipazione non è per arrivare sul podio, io voglio mandare un messaggio alle persone, quindi io competo per mandare un messaggio. Poi se si vince, tocchiamoci, bella lì, cioè sarebbe italiano. Beh, diciamo che a prescindere che tu vinca o non vinca, già hai fatto arrabbiare qualcuno. Ho già vinto, tolto quello, cioè che vinca o no, ho già vinto essere qua e poter dire la mia su questo palco. Sei il personaggio più discusso di questa edizione 2023 e quindi hai anche grandi responsabilità, perché c'è una fazione che probabilmente non ama quello che tu rappresenti sul palco e poi dei grandi supporter. I grandi supporter infatti è assurdo, ma è ancora più assurdo dove hanno parlato di me, cioè ovunque. Che anche per questo forse ho già vinto, mi sento che cioè, da piccolo... Non che sia stato mai il mio sogno, però è un po' quella cosa che dici, ma pensa mai parlano di me in quel posto? Ed è successo. Non riesco a mettermi nei tuoi panni, ma capisco che deve essere assurdo vedere insomma un dibattito magari in Parlamento sulla tua canzone. No, pazzesco, cioè con tutti i problemi che abbiamo. Vabbè, ma lasciamo fuori bellissimo la politica. Sì. Invece ti chiedo, a livello dei tuoi compagni di avventura, chi c'è che stimi particolarmente o delle persone che conoscevi già prima del festival, con le quali stai insomma sentendo anche un'empatia forte? Sicuramente è una sorpresa i Comacose, una sorpresa, nel senso che da quando ci siamo conosciuti subito c'è stato feeling. E mi stanno anche supportando, non lo so, c'è qualcosa di figo. E poi mi hanno detto tutti che hanno una canzone incredibile, quindi chissà. Poi vabbè, Tana, che ci stiamo facendo gli sgambetti qua al festival praticamente. Torniamo amici quando finisce, abbiamo deciso okay, vabbè, così. Ora ci sta, sì, è una competizione dobbiamo... sana. Anche non sana va bene uguale tra di noi. E poi sono curioso del pezzo di Lazza.
Anche sono io sono curiosa. Dicono anche lì tutti che è molto bello, perciò. Poi lui è pianista, lui suona anche, quindi sarà una figata. Beh, noi siamo anche curiosissimi di ascoltare Made in Italy e non ti ha fatto. E non possiamo fare altro che augurarti tanta tanta fortuna, un grandissimo in bocca al lupo. Noi siamo dei veri supporter di Rosa Chemical. Grazie mille, grazie. Bye. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.